immagini che tutti abbiamo visto che ci portano a sognare nuovamente. Un mito, Pietro Mennea! Aspetta che adesso... Guarda, qualche mese fa c'è stato l'incontro tra Usain Bolt e me. Allora hanno fatto di tutto. Chi di voi l'ha visto sulla Gazzetta dello Sport? Per fatto incontrare. E guarda, la conversazione è stata un po' atipica. Io gli ho parlato sempre così. E lui mi ha parlato sempre così. E lui ti guardava e diceva: come faceva sto qua a correre così veloce? E io gli ho detto: mazza, avessi avuto io il fisico di questo, quanto avrei fatto? Altro che 19,72. Senti, raccontacelo, com'è stato possibile allora? Com'è stato possibile che, guarda, senza aver quel fisico lì, hai ottenuto quei risultati lì? Io avevo, quando ho intrapreso questo viaggio, perché poi ogni stagione agonistica, ogni momento della vita di un individuo che fa queste scelte è come un viaggio. Allora tu, quando intraprendi il viaggio, devi porti degli obiettivi. Io, quando mi trasferii a Formia, avevo deciso: devo provare a fare il campione, a diventare campione dell'atletica, a non fare scelte sbagliate per quanto riguarda la mia persona, e poi prendere un titolo universitario. E la strada l'avevo capito subito. Io mi allenavo 5-6 ore al giorno, mi allenavo per 350 giorni l'anno. L'ho fatta questa vita per quasi 20 anni e non mi sono mai strappato muscolarmente, non ho mai saltato un evento importante, sono stato sempre presente negli eventi che contano, ho vinto di più spesso, perso raramente. Però, guardando un po' dietro alla carriera sportiva, se potessi tornare indietro, invece di 5-6 ore al giorno mi allenerei 8 ore al giorno e anche di più, perché quello è il segreto. La superficialità non porta da nessuna parte. Chi lavora prima o poi porta a casa qualcosa, raccoglie qualcosa. Tu pensa che quello che poi è diventato il mio allenatore, Vittori, la prima volta che mi vide in una gara ad Ascoli Piceno, mi vide magrolino, io pesavo 68 kg, disse: che ci devo fare con questo? Questo deve mangiare bistecca, disse. Come dire, non si può tirare fuori. Io invece lì, capì, mica mi sono scoraggiato. Tornai a Barletta, mi allenai. Io mi allenavo di nascosto a Vittore. Quando non c'era lui, io mi andavo a allenare. Il segreto è quello là. Non c'è altri segreti. Qualsiasi cosa uno deve fare nella vita, se non lavori, raccogli niente. Senti, quindi la perseveranza e la forza di volontà sono state sicuramente la tua forza. Passione. Passione, cuore, amare, credere in quello che fai e una voglia matta di migliorare. Come di migliorare? Chi non ha questa voglia di migliorarsi fa poca strada. Io ho questa voglia di migliorarmi e quindi farlo con la strada che noi conoscevamo. Senti, quando tu hai iniziato? Avevi in testa di diventare un così grande campione? Quando è che hai iniziato a ragionare in quell'ottica? Io vidi una gara in televisione, la vincere Tom Smith le Olimpiadi del 68, era un sogno, un giorno provare a diventare come lui. Ci ho messo 11 anni, 3.000, non so quanti giorni sono, però sulla stessa pista vado a battere il record di Tom Smith, quella pista dove lui aveva vinto le Olimpiadi, un record che poi è durato quasi 17 anni, ancora record Europa, che ancora oggi è record Europa. 1972. Adesso su questo numero la RAI ci fa un film adesso, Ah, sì? A gennaio esce. E non sei sicuro, bisogna porsi
degli obiettivi, dei traguardi da raggiungere. Io volevo vincere i giochi olimpici, fare un record del mondo e inseguire questi risultati. Io ho avuto la forza di provarci sempre, mai mollare, perché ho fatto 5 Olimpiadi. Quando non sei in condizioni, non ci sei, cambiare, no? Allora lì devi fare affidamento sulla massima concentrazione, su quelle che sono le tue qualità, su quelle che sono le tue possibilità, ed hai poco tempo a disposizione. Ecco, quando ci sono dei problemi, questo è un suggerimento, risolverli all'inizio, non farli diventare grandi. La vita non è tutto lineare, i problemi devono esserci, i fallimenti devono esserci. Attenzione, mai considerare un fallimento come tale. Il fallimento va considerato come esperienza, perché anche una cosa negativa ti può portare dei risultati positivi. Io ho fallito un'Olimpiade nel 76, arrivai quarto e dovevo vincere in quelle Olimpiadi, perché poi l'ho dimostrato. E io da quella sconfitta, da quel fallimento, da quella esperienza sono ripartito per costruire i 4 anni più belli della mia carriera agonistica. Forse se avessi vinto in quella circostanza non avrei vinto i 2 titoli europei a Praga, non avrei stabilito i 12 record a Città del Messico, da cui il record del mondo, non avrei vinto ancora quell'Olimpiade così come è stata vinta. Quindi attenzione, nel viaggio che noi facciamo, di qualsiasi genere, il fallimento ci deve essere, perché il fallimento aiuta a far crescere l'individuo, aiuta a far crescere la persona. Sì. Sì, avevamo, però ecco, io credo che ogni grande gara è un grande traguardo. Io metterei queste due vittorie su tutto, ma non metterei da parte le altre, perché sono, sai, si vivono queste cose con grande intensità, con grande passione, con grande cuore. Se uno non mette il cuore nelle cose non fa niente. Non, chi ha cuore ce ne tiene di più. Avevamo la cultura del lavoro. Io senza questa caratteristica non avrei fatto. Io giorni fa gliel'ho ricordato al mio allenatore, ho detto: professore, deve ricordarsi sempre una cosa, che ero io che gli chiedevo di lavorare di più, non era lei che mi faceva lavorare di più. Quindi è difficile trovare uno che ti chiede di lavorare di più, no? Perché molti. Senti, ma come io ho sentito delle leggende sui tuoi allenamenti, che correvi coi sacchi di sabbia dietro, un po' come Rocky. Come erano i tuoi allenamenti? Io ho cominciato sfidando macchine di grossa cilindrata. Sfidavo Porsche, Targa, Alfa Romeo 1750, ma non macchina, macchina uomo, a piedi, io a piedi e la macchina, sui 50 metri. E vincevo sempre. Sui 50 metri vincevo sempre. Ma è vero, che mi davano questo sul viale di Barletta, 50 metri mi davano, ogni tanto mi venivano a chiamare verso le 11, mezzanotte, allora mi dicevano: guarda, è arrivata una macchina, una Porsche da Brescia, ti vuole sfidare. Stavo dormendo, avevo
il problema dell'interrogazione il giorno dopo, allora mi scendevo. Ah, perché nel frattempo tu studiavi? Sì, 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 studiavo. Allora mettevo lì, facevamo queste sfide, scommettevo, non io. Io a me mi davano, come si dice, asino di fatica, mi davano 500 lire di premio, 500 lire, mandaci un panino, queste cose qua, cinema, e ho cominciato così. Sì, poi hai intuito che essendo più veloce della Porsche, no, delle potenzialità le avevi, insomma. Sì, sì, avevo delle potenzialità. Peccato che non ci aveva creduto subito Vittore, poi ci ha creduto. E poi, sai, allenarsi... Io sono conosciuto ancora oggi come colui che si è allenato di più al mondo. Se io butto in rete una seduta di allenamento mio, una giornata, si spaventano. Alle volte c'era, no, una volta Steve Williams, un atleta come Usain Bolt, 9-9, 19-8, 44-4, vide una seduta di allenamento mio e fece, dice, io tranquillamente lo posso fare questo in una settimana. Allora il mio allenatore disse: Acoso, questo è marchigiano Vittore, dice, Acoso, questo è Menneo, fa in un giorno, non in una settimana. Non è che t'ha visto allenati, ha visto il programma. Ah, sì, no, ma mi conoscevano. Chi si allenava con me stava male, veramente. Chi si allenava con me, sto Vittore, sai quante ne ha rotti per farla allenare con me. Poi è venuto lui con la Vespa, poi mi tirava lui con la Vespa. Pensa che per stimolo, allora andava con la Vespa avanti, io poi inseguivo, e alle volte non entrava la marcia, e quindi andava a folle, e io l'avevo superato, io ero già arrivato. Capito? La Vespa, Vittorio non entrava. Io arrivavo e quello stava già fermo lì. Ma invece di tirare, non dire, ragazzi. Scusa. Senti, immagino che curassi molto l'alimentazione, fossi molto attento a tutti questi piccoli dettagli. Guarda, ti racconto un aneddoto. Mi hanno invitato a un convegno sull'alimentazione ad Avellino anni fa. Avevano invitato un sacco di medici, tutti specializzati sull'alimentazione. Allora, ognuno nella relazione spiegava cosa 22 grammi di carboidrati prima dell'allenamento, 36 dopo l'allenamento, 15 grammi di polase durante i pasti. Quindi spiegavano tutti questi fabbisogni prima, dopo l'allenamento. E mi ricordo che a quel convegno, quando arrivai, tutti amici miei, no, si salutavano, ah, come va, tutto qua, boh, boh, boh. E questi si erano creati una professione su questo modo, no, di spiegare e indicare. Arrivai, io feci la mia relazione e dovevo spiegare l'alimentazione quando stabilì i record del mondo a Città del Messico. Quella settimana io stabilì 12 record tra mondiali, europei e nazionali. Allora, quando partiva la squadra azzurra, si portava dietro una forma di parmigiano reggiano, pasta italiana e dei pelati, scatole di pelati. E quindi noi mangiavamo, abbiamo mangiato lì per 20 giorni, pasta al pomodoro, col parmigiano che tu tagliavi la forma, diventava due mezze forme, tu prendevi il parmigiano, lo grattugiavi, condivi, poi come terzo il formaggio, il parmigiano. Una fetta di carne, acqua, minerale, perché lì l'acqua fa male, e noi per 20 giorni abbiamo mangiato così. Verso la fine erano il parmigiano all'interno delle due mezze forme era finito. Allora, per condire la pasta, tu cucinavi e buttavi la pasta nella mezza forma. Era più saporita. Diventava più saporita.
Allora, ho raccontato questa esperienza, finito il convegno, non mi ha salutato più nessuno. Non mi ha salutato più nessuno, mi andavano scansando tutti, mi evitavano, ero diventato un lebbroso. Pensa che io ho fatto il record italiano allievo a Salerno, 69, 18, a mezzogiorno avevo mangiato 3 piatte di pasta al forno, perché a Salerno fanno la pasta al forno che è la fine del mondo. Che prima della gara è notoriamente alla consigliata. Alla fine del mondo, sono andato in pista, ho fatto 10-8, era il record italiano allievo. Ho detto, mazza qui, la pasta al forno è buona Salerno. Cioè, alla fine così, cioè, puoi mangiare quello che vuoi, però se non c'hai niente dentro puoi fare quello che vuoi. È uscito il pugliese che è dentro di te in questo momento, sembra un po' scherziato, maledetto. Okay. Senti, una domanda seria invece, seria. Chi è un campione secondo te? Se tu dovessi definirmi un campione, com'è un campione? Quali sono le caratteristiche di un campione tale? Un campione nello sport è un campione che è in grado di saper vincere anche nella vita di tutti i giorni. E non è facile. Non è facile.